Siamo tornati con Chrono Clash System, si parla ancora di Evangelion Card Game, siamo qui al EV2 e qui abbiamo come protagonisti Asuka Shikinami Langley e Kaworu Nagisa e questo è il loro set. Andiamo un pochino a vedere il contenuto, ovviamente a questo punto dopo aver unboxato la prima edizione, l'hype è strapuntatissima sulle carte promo che ovviamente apriremo per ultime. E cioè, ragazzi, andato sentimenti belli forti le carte promo quando le abbiamo aperte nel precedente video. Oh, qua c'è stata una rivoluzione. Attenzione, ragazzi, attenzione! Allora, abbiamo anche qui le Battlefield in entrambe le versioni e il supporto linguistico di istruzione ed interpretazione delle icone praticamente in tutte le lingue più utilizzate possibili. Andiamo a vedere il contenuto del main. Ovviamente qua si parte alla grande con Asuka. Fantastico. Evangelion Production Model 02. Quest'artwork è spettacolare, ragazzi. L'ottavo angelo. Il nono, tra l'altro, in una scena di combattimento contro Leva 1, se non erro. Leva 2. Protagonista assoluta, ragazzi, quindi poco da farci. Avremo Asuka ovunque e invece no, giustamente arriva anche Roichi a rompere le scatole. Nono angelo, ragazzi, siamo passati al viola. Evangelion Production Model 02, quando vediamo robottoni qui ci infervoriamo a bestia. Il decimo angelo in tutta la sua bruttezza, sinceramente, e il settimo che anche lui non scherzava. E qui abbiamo giustamente Shinji ed Asuka col separé, perché poi si passa al rosso. E qui abbiamo Kaworu Nagisa come protagonista. Kaworu e Shinji. Oh, c'è anche Mari. Pensavo che non l'avessero tirata in ballo, invece. Abbiamo l'Evangelion Next Generation, signori, il test beta. Siamo allo 04. Beh, le artwork sono fondamentalmente estratti dall'anime. L'anime, ragazzi, ha una grafica che parla da solo. Se, ribadisco il concetto, se amate robottoni, ragazze simpatiche, situazioni molto particolari. Ragazzi, questo anime assolutamente non ve lo potete perdere. Qui nel frattempo continuiamo a vedere. Ecco, questa forse è una delle art più brutte, devo dire. Però vabbè, nel complesso ci sta. Quello che vogliamo vedere ora è cosa va a far forza del nostro extra. Quindi una bella opening sull'extra, ragazzi. Tac. Spettacolo puro. Anche il nono angelo ci hanno tirato dentro. Ragazzi, i robottoni, quelli belli, l'Evangelion 13, hanno sempre il loro fascino, non ce n'è di storie, ma soprattutto, ragazzi, era qui che volevamo arrivare adesso perché con le nuove foilature che hanno tirato in ballo,
C'è qualcosa di veramente sensazionale. Bellissime. Spero di sbustare un extra card come nel video precedente perché... Allora, questa non è un extra... No, neanche questa. Peccato. Beh, anche questa comunque rende veramente in modo... Che dire, ragazzi. Questo era giusto per presentarvi sia questo video che il video precedente su Evangelion Card Game. Si puntava a presentare il contenuto del prodotto. Presto arriveranno dei video esplicativi in cui magari riusciremo a presentare anche un pochino di gameplay o di come strutturare meglio i mazzi che si possono andare a creare utilizzando sia questa serie, questa confezione di EV02 che è quella di EV01. Per adesso vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Ciao!